che siamo quasi in autunno, potrei salvate la rondine spadata. L'inverno è vicino, pesci non vedo. Firmato Doraemon. Non vorrei sembrare troppo presuntuoso, ma questa è proprio una bella poesia. Ehi, hey, ma che cosa stai facendo? Ho deciso di darmi alla creazione letteraria. Ho scritto una bellissima poesia haiku. Di che cosa si tratta? È una poesia in tre versi. Il primo e il terzo sono di 5 sillabe, il secondo è di 7. 5, 7 e 5? Non mi sembra una cosa complicata. Non è così facile. Oltre a rispettare la metrica, la poesia deve ispirarsi alla stagione in cui viene scritta. Fammi provare. Ecco, ne ho una. Già fatto? Sta un po' a sentire, cara rondine, tu compiti non ne fai, che gran fortuna. Bravo, è piuttosto carina, però questa non è una poesia haiku. Perché? Che cos'ha che non va? Perché in autunno non ci sono le rondine. E quella allora? Oh, è vero, una rondine, però è strano. Che cosa ci trovi di tanto strano? A me sembra una normale rondine. Sono uccelli migratori e prima che arrivi il freddo migrano verso sud. Non dovrebbero trovarsi in un posto caldo. Non ci avevo pensato, chissà come mai è ancora... Non ne ho proprio idea. Forse si è svegliata tardi e non è ancora partita. O magari non si ricorda la strada per arrivare nei paesi del sud. Allora deve essere proprio sbadata come te. Ma guarda che faccia. Ti assomiglia tantissimo. Non è affatto vero. No, no, non ci sono dubbi. E guarda come vola, poverina, è proprio goffa. Non prendermi in giro, quando fai così non ti sopporto. Vita? Ciao, cosa vuoi? Vieni da me, devo farti vedere una cosa divertentissima. Di che cosa si tratta? È una sorpresa. Dai, vieni. Sono pesci tropicali. Questo è un pesce arcobaleno. Quello è un pesce pappagallo. Quell'altro è un pesce palla. E c'è anche il pesce angelo. Ehi, sono stupendi. Sì, hai ragione, non sono niente male. Ne hai tantissimi. Figurati, questo è soltanto un piccolo acquario. Ma perché non ve ne prendete uno anche voi? Scusate, non ci pensavo, le vostre case sono troppo piccole per un acquario così. Del resto è anche molto caro. Non fare lo spaccone, guarda che i tuoi pesci tropicali non sono un granché. Sei solo invidioso, scommetto che tu non ce l'hai un animale più raro dei miei pesci tropicali. E invece ti sbagli! A casa mia abbiamo una balena! Voglio vederla. Lo so che non volevi essere da meno, ma forse hai esagerato. Però non so se in questo momento è in casa, magari è andata a fare una passeggiata. È inutile che ci provi, non la bevo. E cosa stai aspettando? Ci vuoi far vedere la tua balena? E dai, apri. E va bene, ma tu non spingere. Ciao ragazzi. Da dove usci? Come, non ti ricordi? È Sissi, la nostra balena. Ah sì, è vero, ma che sbadato comunque sono. Comunque per essere una balena è piuttosto piccola. Ma saluta i nostri ospiti. A chi lo dici? Non so come ringraziarti, ma come hai fatto a sapere che avevo bisogno del tuo aiuto? Ti ho seguito con il satellite portatile e ho visto la scena. Ah, così quando hai sentito che mi serviva una balena vera me ne hai procurata una. Sbagliato, in realtà questa balena non è qui. Sta nuotando libera nell'immensità dell'oceano Antartico. Cosa? Puoi spiegarti meglio? La balena si trova nella cassa ologramma. Si tratta di un dispositivo che viene usato per osservare le varie specie nel loro habitat naturale. In questo momento l'oceano Antartico e la tua camera sono collegati. In che senso? Devi pensare che in questa cassa ologramma c'è solo una piccola parte dell'oceano Antartico. Le dimensioni dell'animale sono adattate alla sua grandezza, così da farcelo stare comodamente. Ah, ho capito. Guarda bene, ora che la balena si immerge il blu del mare diventa sempre più scuro. Dato che l'animale e lo spazio che lo circonda si muovono insieme, abbiamo una sua che del suo habitat, fine dello show. Ehi, la balena è scomparsa e la cassa è vuota, wow. Senti un po', non è che per caso si potrebbe vedere una longitudine di un posto da visitare? Ma dove siamo andati a finire? In questo momento ci troviamo in Kenya, nella savana africana. Che bello, ma dove sono gli animali? Ora ci spostiamo e continueremo a muoverci finché non ne vedremo uno. Ho avuto un'idea davvero brillante a pensare a un'iguana ed è uno degli animali più costosi. Sono curioso di vedere la faccia di Nobita. Ehi là, Nobita. Ma con chi era Suneo? Cosa? Hai detto un leone? Deve credermi, era un vero leone ed era in una grande vasca per pesci. La prego, signore, venga a vedere. Ecco, la casa è questa. Allora, dov'è il leone? Visto? Ma quello è un koala. E dov'è il leone? Che leone? Non so. Leone? Ero sicuro di averne visto uno. Senti, ragazzino, io non ho tempo da perdere. Non
è possibile! Neppure l'ho vista! E adesso che cosa cerchiamo? Aspetta, vedrai! Quello è un panda! Com'è carino! Non è finita, ci sono tante altre cose da vedere! Forte, si può anche andare sottoterra! Una talpa in questo modo non l'avevi mai vista, vero? Ehi, posso provare ad usare il tuo ciuschi? Sì, va bene, ma cerca di stare attento! Sta tranquillo! Chissà... Vuol dire che ti assomiglia! La vuoi smettere di dire che mi assomiglia? Guarda che non lo trovo un complimento molto carino! Anche se è vero... Sembra che stia volando verso sud! Forse sta migrando! Ehi, ha trovato un insetto! Ti ho detto di smetterla, ci siamo capiti? E va bene, d'accordo. Ce l'hai un po' di cibo? Sì. Ho i croccantini energetici. Ecco. Oh, tieni, mangia e recupera le forze. Doveva avere molta fame, eh? Poverina, vedrai che ora si sentirà meglio. Alcuni sono guidati dal magnetismo. Gli uccelli sanno dove devono andare e ci arrivano anche se nessuno glielo insegna. Però considerando che lei ti assomiglia... Ah, l'hai detto di nuovo! Oh, Nobita! Ah, ciao, Shizuka! Se vai verso casa, vengo con te. Scusa, ma oggi vado di fretta! Adesso dove si trova? Da qualche parte vicino a Kyushu. Credo che stia andando nelle Filippine. Lì sì che se ne starà al caldo. Ma cosa fa? Si sta riposando di nuovo. Oh no, è caduta ancora. Aspetta, ti do un po' di cibo, riprendi le forze e continua il tuo viaggio. Nobita si è affezionato molto a quella rondine. Oh no, presto, devi fare qualcosa. Userò la luce che riduce. Rondine ci sta dando un bel da fare. Andiamo da lei. Oh. Sta male, che facciamo? Userò la borsa del dottore. Niente di grave. È un semplice svenimento. Ah, perfetto. Può volare. Ehi, non ti sbagliare, il sud è di là! Adesso arriva la parte più dura. Hai ragione, dovrà percorrere una lunga distanza sul mare. Tu credi che se la caverà? Mi potresti prestare uno dei... Preoccupare, andrò io con lei. Cosa, lo faresti davvero? Ma certo! Tante grazie, così ti prendi cura di me e della rondine che mi assomiglia. Ma sì, non mi dispiace fare un viaggetto. Sta tranquillo, mi assicurerò che arrivi sana e salva e soltanto allora tornerò a casa. Grazie, rondine, da parte mia! Sono a casa! Sono passati 10 giorni e Doraemon non è ancora tornato. Idea! Ho portato la rondine fin nelle Filippine. Adesso non mi ricordo la strada per tornare a casa. Ah, lo dovevo immaginare. Quando tornerà sarà ormai pieno inverno. Viene il cielo, l'inverno è vicino. Pesci non vedo. Firmato Doraemon.